Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti. Preghiamo, impariamo a pregare per le persone. La preghiera è un momento in cui lo Spirito Santo ci aiuta a guardare le persone con la sua sapienza, il dono della sapienza. E dunque pregare per le persone vuol dire anche imparare a conoscerle meglio. Il marito, la moglie pregano l'uno per l'altra. Lo Spirito suggerisce la parola da dire, il perdono da chiedere, la manifestazione di affetto di cui l'altro ha bisogno. I genitori pregano per i loro figli e lo Spirito suggerisce come aiutarli secondo il momento che stanno vivendo. I fratelli pregano per i fratelli. Lo Spirito incoraggia ad aiutarsi in modo più generoso, ad essere più attenti gli uni agli altri e anche a perdonarsi. Gli amici pregano per gli amici e lo Spirito aiuta a volersi bene in modo che l'amicizia aiuti a diventare migliori. E gli insegnanti, gli educatori, i medici, gli infermieri, i padrini, le madrine pregano per le persone di cui devono prendersi cura e lo Spirito aiuta a trovare il modo migliore per stare vicini. I ragazzi, le ragazze, i malati, gli anziani pregano per chi si prende cura di loro e lo Spirito suggerisce come essere riconoscenti. Impariamo dunque a pregare gli uni per gli altri e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo per la pace. Preghiamo per la pace negli ambienti di lavoro, perché ci sia serenità, ci sia cura per le condizioni di lavoro rispettose dei tempi, della famiglia, della vita comunitaria. Preghiamo per la pace nel mondo del lavoro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per le vocazioni, soprattutto per quelle vocazioni che sono a servizio della Chiesa a tempo pieno. Quindi i preti, i diaconi, le consacrate, i consacrati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Invochiamo per tutti noi, per tutte le persone care, la benedizione del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.